Buongiorno e bentornati all'appuntamento con le video news di SAEF. Io sono Davide Bonetti dell'Ufficio Studi e oggi vorrei parlarvi di due bandi che Regione Lombardia ha recentemente pubblicato a sostegno degli investimenti innovativi. Iniziamo dal bando TechFast. L'obiettivo che ci si pone è ambizioso: intercettare progetti di sviluppo tecnologico giunti a un certo grado di maturità tecnico-scientifica, eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo, allo scopo di implementare meccanismi virtuosi di accelerazione dell'innovazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI lombarde. La platea di potenziali beneficiari è decisamente vasta, dal momento che comprende tutte le PMI, con l'esclusione delle imprese attive nel settore del tabacco e nei settori della pesca e dell'acquacoltura. Fin qui i requisiti soggettivi di partecipazione al bando. Dal punto di vista oggettivo, saranno ammessi progetti di sviluppo sperimentale e/o di innovazione di processo da realizzarsi nell'ambito delle tecnologie abilitanti del Piano Industria 4.0, oppure afferenti alle aree di specializzazione intelligente di Regione Lombardia. A titolo di esempio, i progetti di ricerca potranno vertere su tematiche quali l'ecoindustria, evoluzione tecnologica delle fonti rinnovabili, infrastrutture per la mobilità elettrica, la manifattura avanzata, produzione con processi innovativi, sistemi manifatturieri per la sostenibilità ambientale, la mobilità sostenibile, efficienza energetica e riduzione dell'impatto ambientale, nuove tecnologie per i veicoli leggeri. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 80.000 euro, essere realizzati sul territorio regionale e concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione. Tra le spese saranno ammessi i costi del personale, la strumentazione, la ricerca contrattuale, le consulenze, i materiali e in quota parte le spese generali. Il contributo ottenibile può coprire fino al 50% delle spese e può avere un valore massimo di 250.000 euro. Il bando brevetti 2021 si propone invece di sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde e liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali, o di estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale, relativamente a invenzioni industriali. Con l'esclusione dei settori del tabacco, della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli, il bando si rivolge, oltre che alle imprese, ai professionisti, anche in forma associata o societaria, dotati di partita IVA e che svolgano l'attività professionale presso uno studio con sede nel territorio lombardo. Con contributi a fondo perduto fino all'80% delle spese, con un massimo di 5.680 euro per i brevetti europei e di 7.200 euro per i brevetti internazionali, verranno finanziate le attività funzionali al deposito di una nuova domanda di brevetto di un'invenzione industriale o di una sua estensione a livello internazionale, comprovate dall'ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell'organo competente. Gli interventi e i progetti che condurranno alla fase del deposito o dell'estensione del brevetto dovranno essere realizzati in Lombardia entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione e dovranno portare un valore aggiunto a una delle macro tematiche delle aree di specializzazione intelligente: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industrie creative e culturali, industrie della salute, manifattura avanzata, mobilità sostenibile. Entrambi i bandi verranno pubblicati a breve, quindi vi invitiamo a restare sintonizzati sui nostri canali per tutti gli aggiornamenti del caso e per informazioni su altre agevolazioni, prodotti e servizi che SAEF può offrirvi. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.